Allora, so le ore 16 e 22 del giorno 26-11. Sembra che io ho aperto chi da dietro. Perché? Perché c'ho chi la pianta del limone. Che non mi fa il limone, mi fa. Non so che. Guarda quelli lassù. Lassù da Arcoglie. Come ci arrivi? Andrea! Andrea, aiuto! Andrea, aiutami! Non gliela faccio più! Domani ti porti lì me. Ti porti lì me, guarda che bello queste! Questo me lo mangio stasera! Guarda che bestia! Bello sto limone! Guarda chi le ragnatele! Scusa ragne, ma chi ha già via un limone? Tante come profume! Toh, guarda questo qui, è il bucciole! È il bucciolo dell'ulimè. E guarda qua quanti limè. Oh, vi faccio vedere tutta quanta l'andazzo. Roba assurda. Allora, la pianta sarà alta almeno 4 metri. Guarda che roba. C'è una pianta di limone di 4 metri. Che è la sua, il problema pure andarli a pia effettivamente. Però, se mi fa come sta rama qua, che gli pesani, eh? Gli pesano il limone. Allora mi si affloscia, vedi? Mi si affloscia perché pesa troppe. Questo l'ho spizzicato qualche coso lì, qualche bestia. Allora, qui abbiamo sta pianta del limè perché è mia. È mia, lime mia. Allora, qui abbiamo la compostiera, ok? Dove io ci metto tutte le branche delle verdure, vedi, le tere. Questa con l'acqua gli manda giù il concimo, eh? Perché praticamente so io che concimo. Io va giù il concime perché so io che concimo. Ecco perché concime. Ma detto questo, ma è una roba allucinante. Cioè, questo pure è rovinato. Non mi piace rovinare. Buttiamo qui. E gli serve pure qui da concime. Troppi, ce n'è troppi. È una roba esagerata. Non so, ci sarà. Ma non dico una cazzata, 200 limò. È una roba. Quelli lì bisogna piarli. Quelli li devo piarli, quelli li porta Andrea. Metto sulla scale, se non mi ammazze, la metto qui e vado lì. Andrea, domani te porti il limone. Oggi è venerdì, domani è sabato, ci dobbiamo vedere. Te porto il limone buoni mia de casa. Guarda quanto è belli. Mamma mia, quanto è belli. Ora chi sopra? Questo appoggia al garage. Allora, comunque no, volevo dire, questi bruciati, forse perché è troppi, però vabbè, o già stati tolti, non lo so. Comunque, partiamo dal fioro, che è questo. Allora, qui c'è sto pistillo qui che mi sa che ci sta a fare le mo pure qui, è una roba assurda. Ah, allora, partiamo dal fiore che è qui. Poi, ma perché li sta continuando a fare? Non è che, vedi? Ah, vedi? È il lime? Eccolo. È il mini lime. Ma guarda quanti! Ma cioè, guarda quanti! Questo non lo so se gliela fa falli tutti, boh. Assurdo. Il fiore chi con i lime. È allucinante. Qui c'è l'uragne, ma che io ho disturbato. La ragnatele, ma e che cacchio? Andate a fare le ragnatele da un'altra parte. Guarda sta rama. Che sta rama chi? A chi? A parte il fiore che c'è chi, che questo diventerà un limo enorme, perché è da solo. Qua ce n'è un'altra. Qua ce n'è un'altra un po' piccoli. Cioè praticamente non so perché, ma sto limone me li fa continuamente tutto l'anno. Cioè non è che si ferma.
E non è che gli faccio niente, a parte la compostiera che gli ci metto le verdure, se macero, solo esclusivamente le verdure. Tipo taglio queste branci qui, capito? Questa erba qui e la butto lì. Taglio l'erba là e gliela butto dentro la compostiera. E questo mi fa i rimo che è impressionante. Questo è piccoletto, devo essere sincero, però questi qui, questo c'ha meno un profumo di quello grossi. Quelli là su devono andare a piade. Io ogni tanto li levo, ma chi mica posso mangiare il limo a rotta di collo io. Dico a te, chiunque tu sia che mi vieni a trovare, ti regalo due o tre limo di quelli buoni, ok? Tu dici, ma questo è zincato, non gli fa niente, questo qui sta di qua e qui va in discesa, quindi è soltanto la terra che pia da qui. Cioè, guarda che rame, cioè un limone che è una quercia, una cerqua, una cerqua. Io adesso levo sta sedia perché ho pensato, dico, monti in piedi chi, ma non ci arrivo lo stesso. Devo piare per forza la scala. Allora, fammi togliere ste robe, va. Così vedete in diretta che casco c'ho. Che me pacco il coccige. L'osse sacre. Gabbia. Allora, la scale, eccola qui la scale. Buono limone, non te incazzà limone, non te incazzà. Questa col cazzo che trovo un volo, dai, vedi che chioppo. Che chioppe che fago, anche te, eh? Andiamo all'onde, eccoci, che fammo il chioppe. Allora io adesso questa, e c'ho pure sta cazzo di telecamera, come cazzo fago? Andrea aiuto, una mezza metrate, ma guarda quanti ce n'è lì io. Ma guarda che roba, qui sopra la capoccia è pure piena, qui intorno tutto il limone, praticamente sono nel mondo dei limoni. Tu devi tagliela, tagliela, non la taglio perché la natura ha voluto così, perché qui è protetta un po' dal garage, un po' dalla casa di quello di là, un po' dalla mura che ho fatto io di legno, e sta bene, guarda lì, la rama si è piegata quella lì pure, guarda. E quanto gli è pesa questi? Ma guarda che roba. Che è sta roba neri? E le foglie, vedi, morte, che se stacchene. Tutta piegata, però chi l'ha detto? È la natura. In posizione un po' meglio, riandare un pochetto più su. Video è un po' movimentato, eccoci, perché sono vago lunghe, ho fatto un'altra scala, vediamo se ci arriva. Appoggio le braccia sulla rame. Ehi, cascata la boccia, metto un saccocce. Eccolo qui, oh! Te lasso, piano, qua piano, qua piano. Che pesa un botto ste rame. Mamma mia. E questi ancora mezzi verdi, mezzi gialli, non si capisce un cazzo. Questo è qualcosa di bello. Profuma, una miseria. Quella là su, ma come ci arrivo là su?
pure piove, il tempo è una merda, c'ho la pecorelle, pioggia a pecorina. Il limino. Non ho capito perché. Allora, sta pianta, sto sopra la scala, vi dico la storia di sta pianta. Praticamente, qui guarda, ha tirato fuori una rama nuova. Ma è bella. Forte. Già che si è piegata la rama, ha fatto la rama nuova. E qui c'è un altro po' di fiori, cioè non è che. È tutto un continuo, è assurdo. Allora, gli dico la storia di sta pianta. Sta pianta praticamente mi è stata data da zio Bruno 4 anni fa, forse 5 anni fa. Era praticamente ma sto ramo, sì e no, sì e no sto ramo, e era bruciata. Bruciata non fa. Ecco che sta piove a rotta di collo, perché non piove mai, questo che sia chiaro. Allora, praticamente mi è stata regalata che era una rama, era così, una rama. Era bruciata, non faceva niente. Io so solo che l'ho messa qui, tu cornicchio incastrata qui dietro. L'ho messa qui per così per sfizio, perché sta pianta lì è vecchia sta pianta, è vecchissima, non so quanti anni c'ha, credo una decina, 15. Perché lui ce l'aveva pronto un vaso. Io me li metto un saccoccio, queste palle qui. E l'aveva lasciata di fuori al freddo, e stava di casa qui sotto, qui, che era in affitto, stava in affitto qui sotto, e si era bruciata, non dava più frutti, era 3 anni che non gli dava più niente, quando me l'ha regalata. Dopo ha dovuto scasare e mi ha detto, questa la butto io. Ho detto, ma no, dai, c'è un pezzo di terra lì dietro, la butto lì. L'avessi fatto mai. Già l'anno dopo ne ha cominciato a tirare fuori 4-5. Ma premesso che prima che gli si bruciasse, già era anni che ce l'aveva. Sto vaso, io me lo ricordo che era un fiolo, non so se è la stessa pianta, un giorno glielo dovrò domandare, zio. Perché quando c'aveva la casa in campagna, quindi 20 anni fa, sta pianta era sempre in questo vaso di metallo. Ok? E io, zia mia, babbo e via discorrendo, con l'arco e le frecce tiravamo testa pianta che stava in questo vaso di ferro, che era tipo una grossa tinozza di ferro, con dentro la terra e c'era sta pianta di limone. Io non vorrei che sia quella, perché se è quella è una roba assurda, perché se è quella sta pianta c'ha praticamente più di 30 anni. Però ripeto, quando l'ho presa io era un rametto. E va a sapere le volte che si è bruciata o se è stata rinnestata, perché uno che innesta queste piante di limone mi ha detto, guarda che te fa due tipi di limoni, questa tipologia qui, che è più piccolini, e questa tipologia qui, ok? Vedi che è più del doppio la differenza. Non vorrei che è stata rinnestata, che cazzo ne so. Io so solo che tutto un continuo, tutto l'anno mi tira fuori sti cazzo di sveglie che. Ed è piena. È piena. Io st'estate ho tirato giù minimo 300 limò che ho dato ai vicini, alla gente, agli amici, me li sono mangiati io e via discorrendo. Ma non è che, vedi, fa una gettata e è finita, cioè nel senso, continua, fiori, vedi? Fiori, limoni, a rotta di collo, continua. Va. Io non lo so perché. Forse la compostiera, forse non lo so che cazzo, è indemoniata. È indemoniata sta pianta, eh? Per un altro demoni. È indemoniata. E diventa alta perché praticamente vedi che al centro non, è coperta. Quindi cosa succede? Va in altezza per sopperire a sta cosa e quindi fa le brance in alto, perché chi in mezzo le sole ne pia poche. Ma io non l'ho coperta mai, non l'ho mai coperta sta pianta. In ormai 5, forse 6 anni, non lo so, 5 sicuri. In 5 anni che ho sta pianta non l'ho mai coperta.
E tutti gli anni cresce sempre di più. L'anno scorso era 3,80 m, 3,70 m. Adesso è oltre i 4 metri, voglia. Tocca al filo della corrente lassù da cima. Mancherà un palmo. Ed è più di 4 metri, voglia. E poi ti dico, adesso è piegata tutta per il peso dei limù e viene giù, ma se no questa voglia andrà su. Vabbè, comunque, se volete i limù me lo domandate, naturalmente non me li venite a inculare perché ho le telecamere, e vi tiro giù il ca e un par di frecce nel bucio del culo. Visto che ho riesumato pure l'arche, mi gusterebbe sparare un par di frecce nel culo della gente. Quindi, ecco la pianta, praticamente qui dietro, se levo tutta sta roba, che tanto a breve la leverò tutta, lascio solo la compostiera. Guarda che bestia. Che vuoi dire? Niente, Andrea, preparati che ti porti il limone domani. Fammi i video. E quindi niente, per il momento vi do un saluto. Io e la pianta indemoniata dei limoni indemoniati, questi viene direttamente dall'inferno di Satana. Vedi che è il fiore, quelle belle, è il fiore del limone. Adesso gli faccio una foto e niente, vado a casa perché sta piove, mi sto inzuppando pure e il coso, mi sto inzuppando. Oh, le belle sta piante, guarda quante grosse, e pure i vicini le pia. Poi lì sotto pure ce ne sono tre po', eh. Cosa ho viste? Ce ne sono altri po' lì sotto. Questi, se ci arriva il vicino, li ciula, eccoli va, eccoli. Guarda questo, fatto a forma di supposte. Questo qui a forma di supposte lo ficcamo del budercu a qualchidù. Bah, che bestia. Tutondi piccoli, ovali, a forma di supposta, enormi tipo aranci giganti. Boh. Qui si è rotta la rame. Questo pure pesa, vedi, gli sta a pesare qualcosa. La butto lì. Poi ti dirò che tra queste foglie del limo kibbe, che profumo è una roba allucinante, queste, se ci si fa qualche cosa, tipo le tisane o queste robe lì, è buone, io ce l'ho fatta, è buonissimo. Questi però, questi si vanno a staccare, questi più di tre, non gliela fa tirarne fuori. Ce n'è solo un testo. Pugnetto qui ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, vedi, uno piccoletto lì è 7. Più un altro qui che si è bruciato. Come cazzo fa? No, tutti quanti in punto luce, vedi, chi 4. Chi do, questi ci stanno. Questo uno ci sta. Ma quando ce n'è 6, 7, non so. Cascani, cascani. Bello sto fiore. Guarda sto fiore. Questo, ricordatelo, vedi sta punta di rame qui? Adesso ci ho fatto, la prima volta che ci faccio il video di cucì, testa pianta di limone. Sto fiore, tra una mesata, lo vediamo a vedere. Lo venimo a vedere. Questo, e pure sto fiore acà. Questo. Vediamo come la ragiona. Vedi? Allora, visto da di qua, c'è sta rama qui, sta rama da qua, questo sta in mezzo il fiore, dove c'è la ragnatela del ragno che io l'ho rotta, adesso la ricostruirà. Che devo fare? E tira fuori i rami nuovi, guarda, guarda che rami, questo è rami nuovi. Vabbè, per il momento vi do un saluto, un bel like, iscrivetevi al canale e se mi è venuto a trovare regalo un par di limone, eh? A testa o a chi è che ci vuole. Bello, mi piace. Bello, bello.